In questo video vi faccio vedere i mini hamburger di White Castle e vediamo come fare. Faccio un piccolo unboxing anche se ho già aperto la confezione. Vi faccio anche vedere che c'era nella confezione classico coupon americano per comprarne altri quando si vorrà. Questi li avevo fatti vedere e vediamo un po' com'è. Ne mangio solo uno. Dovrebbe essere a posto. Spero sia buono come sembrava nel film American Pie. Non me ne intendo molto di microonde perché l'avevo 20 anni fa, tipo io. E adesso dopo ci sarà da dargli ancora un po' una girata perché mi sembra sono 35 secondi per questi hamburgerini. Vedremo un po' com'è. A me forse il fast food che piace di più è Wendy's, che c'è anche in Giappone, e perché fanno degli hamburger molto stile casalingo e poco forse finto. Adesso dagli un'altra. Ok. Non so, come senti già un profumino, non niente male. Stop, vediamo. Fantastico, un po' caldino mi sembra. Caldo, altro che caldino questo. Infatti c'era scritto di aspettare un pochino prima di mangiarlo. Soffiate con me. Avete soffiato anche voi? Ancora un pochino. Vediamo com'è l'hamburger di White Castle. Vediamo se è come quello nel film, che sembrava veramente buonissimo. Buono! In genere è quello che faccio quando vado da mia mamma, cioè mi fa da mangiare e io prima di mangiare mi dice com'è e tipo lei mentre è girata in cucina faccio buono e dopo si gira tutta contenta, guarda, non stavo mangiando, in realtà è una gag che faccio sempre da mia mamma. Vediamo adesso com'è l'hamburger di White Castle. Ci vorrebbe un po' di ketchup che non ho. Davvero fenomenale. Se non avessi visto il film American Trip, non so se ho detto American Pie, ma era ovviamente sbagliato, American Trip. Deve vedere il film per capire. Davvero forse sono più buoni di quello che mi aspettavo, più buoni di quello che mi aspettavo, veramente buoni. Dicevo, ci voleva un po' di ketchup, però tutto quello che passa il convento è il convento nel senso è quel modo di dire, no? Tuscan Herb Toscana della Barilla e poco altro, purtroppo non c'è ketchup, ma vi assicuro che era veramente veramente molto molto buono. Dall'Alaska è tutto, venite a visitare il mio sito www.marcotoni.it al prossimo video, ciao ciao.